Il principe William è stato il primo membro del Privy Council a firmare il documento ufficiale che riconosceva suo padre Charles come nuovo monarca regnante del Regno Unito. Il principe William si unì al consiglio di adesione per firmare la legge Re Carlo III e ufficialmente succeduto alla defunta regina Elisabetta II. Carlo divenne automaticamente il nuovo sovrano quando Sua Maestà morì giovedì, ma la cerimonia segue secoli di tradizione reale. William, il principe di Galles, fu il primo a mettere la sua firma sul documento ufficiale di proclamazione, seguito pochi secondi dopo da Camilla. La regina consorte, Penny Mordaunt, il Lord Presidente del Consiglio, ha presieduto i lavori leggendo ad alta voce la tradizionale dichiarazione che riconosceva Carlo come nuovo sovrano. Il nuovo re era scomparso dalla prima metà del procedimento e non ha assistito a figure di spicco della vita nazionale, inclusa la partecipazione alla cerimonia. Le telecamere sono state ammesse all'evento storico dando al mondo il primo assaggio di un'antica cerimonia che risale a secoli fa e uno dei primi cambiamenti alla convenzione istigati dal nuovo re. Più di 200 consiglieri privati. Un gruppo di politici per lo più di alto livello passati e presenti, alcuni membri della monarchia e altre figure nazionali erano presenti per ascoltare il cancelliere del Consiglio leggere la proclamazione di adesione. Leggendo il testo del proclama, il cancelliere del Consiglio ha detto: «Poiché è piaciuto a Dio Onnipotente di chiamare alla sua misericordia la nostra defunta sovrana signora Regina Elisabetta II di beata e gloriosa memoria, per la cui morte la corona del Regno Unito di Gran Bretagna, la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord sono spettate esclusivamente e di diritto al principe Carlo Filippo Arthur George. Noi, quindi, i signori spirituali e temporali di questo regno, e membri della Camera dei Comuni. Thank you.